Covid. I dati che conosciamo sono quelli dei contagi, dei casi di ospedalizzazione, dei decessi. Ma c'è un altro dato relativo al tasso di copertura vaccinale delle quarte dosi, elaborata il 31 dicembre sui numeri del Ministero della Salute, che evidenzia un fatto. La regione Abruzzo ha una percentuale riferita alla popolazione che ha completato il ciclo ben al di sotto della media delle regioni del nord, con in testa il Piemonte, ed è comunque distante dalla media nazionale, che si attesta al 29%. L'Abruzzo al 21% e la prima settimana del 2023 la dice lunga sulle richieste di vaccini nelle quattro province. Pescara città virtuosa con 552 dosi inoculate, merito anche del fatto che è ancora un hub dedicato al Covid. Segue L'Aquila con 335 vaccini, Chieti con 266 e Teramo in coda con 241. L'Abruzzo è quart'ultima in Italia per numero di vaccinazioni. Quindi qualcosa andrebbe fatto. Sicuramente è finita la crisi epidemica, ma dobbiamo far qualcosa per dire alla popolazione che chi ancora ha possibilità di vaccinarsi, e ci riferiamo a coloro i quali hanno da 60 anni in su, sono particolarmente fragili, devono fare il richiamo del vaccino per poter affrontare meglio questo periodo, che è un periodo invernale dove i virus sono, oltre a quello influenzale, ce ne sono tanti. Insomma, la percezione è che la pandemia sia finalmente arrivata al capolinea, ma ci sono ancora i soggetti fragili che dovrebbero forse tenere la guardia un po' più alta, anche se in assenza di utilizzo di dispositivi è difficile proteggere gli anziani. Andrebbe rifatta una valutazione. Io so che ieri c'è stata una riunione in assessorato fra l'assessore e i direttori generali. Io mi auguro che abbiano parlato anche di questo. Teniamo conto che se andiamo a vedere sui siti delle ASL, l'unica ASL che avrebbe così rispettato la informazione è quella dell'ASL di Teramo. Il dottor Di Giosia ha fatto e ha detto come sono, dove bisogna continuare a fare i vaccini anti-Covid. Nelle altre ASL c'è difficoltà a trovare un calendario e un invito alla popolazione a vaccinarsi.